Ciao a tutti, sono Beppe, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere l'installazione di uno Shelly 2.5 per movimentare una tapparella che è già automatizzata e attualmente utilizza un commutatore. Perché ha tre posizioni. Questa qua è la posizione 0. Se schiaccio verso l'alto, la tapparella inizia a salire ed è una posizione 1, 0 e posizione 2 mi scende verso il basso. Quando la fermo va in posizione 0. Questo è un commutatore. Andremo a sostituire anche questo e metteremo un doppio pulsante interbloccato. Quindi possiamo iniziare ad aprire il tutto e procedere con l'installazione dello Shelly 2.5. Bene, quindi iniziamo ad aprire. Andiamo ad aprire il telaio. Quindi abbiamo questo pulsante che è quello che ci fa la movimentazione della tapparella. Abbiamo due pulsanti laterali, li riconosciamo e li identifichiamo come i comandi della tapparella per aprire e chiudere. Questo è comune, quindi questa sarà la fase. E poi abbiamo anche su quest'altro pulsante, abbiamo già un neutro che lo sfruttiamo per andare ad alimentare lo Shelly. Quindi avremo il neutro e la fase che ci alimentano lo Shelly. I due comandi che vanno su al motore della tapparella. Uno è la chiusura e l'altro è l'apertura. Quindi mi sono già preparato i vari fili con i puntalini e li andiamo a collegare sullo Shelly. Il filo nero lo colleghiamo sul morsetto L, indifferente uno l'altro, tanto internamente sono collegati tra di loro. Filo blu lo colleghiamo su N e i due fili grigi li usiamo per collegare il pulsante interbloccato, quindi li colleghiamo uno su SW1 e l'altro su SW2. Quindi abbiamo questi che sono pronti. Ho già tolto corrente sull'impianto e andiamo a recuperare questi altri due che sono i due comandi della tapparella per salire e scendere. Li stacchiamo, uno e uno, due. E li mettiamo anche su questi due puntalini. Se c'è il rame che esce un po' fuori, consigliabile tagliare sempre un po' la punta con le forbici. Una volta tagliata la punta, bisogna crimparli nuovamente. Perché tante volte può capitare che tagliandolo con la forbice, qua tende ad allargarsi e poi non entra bene nel morsetto, specialmente quello dello Shelly che sono abbastanza piccoli. Quindi colleghiamo uno su O1 e l'altro lo andiamo a collegare su O2. Adesso andiamo a cambiare questo commutatore . Stacchiamo anche il filo della fase e li mettiamo un doppio pulsante interbloccato. Se ce n'è uno pigiato, non riesco a pigiare l'altro. Non ci potrà mai essere la contemporaneità dei due pulsanti. Andiamo a inserirlo. E abbiamo questa che è la fase. Dobbiamo punticellare il comune dei due pulsanti. Quindi questi li possiamo tagliare tutti qua. Via. Ci serve ancora un nero per fare il punticello sui due pulsanti. Quindi fase. Mettiamo questo per il ponticello . Ponticelliamo su quest'altro facendo attenzione che tutti i fili entrano dentro e che non escano fuori e dobbiamo collegare anche lo Shelly sulla fase . Quindi abbiamo la fase che ci arriva
che ci fa il comune dei due pulsanti. E la fase viene portata anche su L dello Shelly. Poi abbiamo il neutro dello Shelly che lo dobbiamo andare a collegare con questi altri due neutri e il pulsante. Agganciamo questi e mettiamo un cappuccio. Il neutro dello Shelly e ci serve un altro neutro da collegare poi sul pulsante dove era collegato prima. Mettiamo un giro di nastro giusto per bloccarli insieme. Quindi abbiamo quest'altro neutro che va a finire sul pulsante dove era collegato prima e insieme c'era collegata anche questa spia che andiamo a mettere di nuovo insieme. Proviamo a tirare per assicurarci che è ben serrato. Abbiamo poi i due grigi, uno un pulsante e l'altro l'altro pulsante, per far salire e scendere la tapparella. Adesso non ci resta che dare di nuovo corrente e andare a configurare lo Shelly. Abbiamo ridato corrente, apriamo la nostra applicazione Shelly, anzi accendiamo anche la luce cucina, vediamo se c'è ancora, c'è già, ok, perfetto. Quindi aggiungi device, la rete wifi è quella giusta, il password è già inserita, vado su prossimo, Shelly 2.5, aggiungiamo questo. Shelly desidera accedere alla rete wifi dello Shelly 2.5, quindi accedi. Ok, è stato aggiunto con successo alla rete wifi. Adesso tra un po' ci dovrebbe comparire qua sopra quel menu di dispositivi rilevati nella rete, quindi attendiamo. Una volta che ci compare questa schermata andiamo a cliccare sopra, abbiamo lo Shelly 2.5, quello che abbiamo appena aggiunto. Yes, facciamo fare l'upgrade. Così gli abbiamo fatto partire l'aggiornamento firmware. Una volta comparsa questa finestra andiamo a cliccare qua sopra. Ci troviamo lo Shelly 2.5 che abbiamo appena aggiunto. Nome dispositivo, tapparella cucina. Lo mettiamo nella stanza cucina. Gli mettiamo l'icona della tapparella. Relè. Salva dispositivo. Aggiungiamo anche il cloud, sì. Quindi adesso ci troviamo tapparella cucina e tapparella cucina che sono i due canali. Andiamo subito in impostazioni. Modalità interruzione di corrente, spento. Voglio se va via corrente, torna corrente, lo Shelly rimanga su spento e non mi va a movimentare la tapparella. Poi andiamo in modo roller shutter, quindi supporta i comandi su e giù, ferma e fornisce diverse impostazioni. Tipo di pulsante, li andiamo a impostare toggle o come si pronuncia, dove avremo un pulsante per aprire e fermarla e il secondo pulsante per chiuderla e fermarla. Quindi torniamo indietro. Adesso la tapparella è aperta, chiudiamo. Pausa. Invece con i pulsanti, giù, fermo, su e fermo. Bene, adesso dobbiamo andare a regolare i tempi. Quindi prendiamo il tempo che impiega la tapparella a chiudersi completamente e ad aprirsi. Andiamo in apri, chiudi, tempo di lavoro. Iniziamo a metterli qua un 40 secondi e 40 secondi anche dall'altra parte, così riusciamo a prendere il tempo giusto. Salva.
Facciamo partire il tempo e facciamo partire la tapparella in contemporanea. Quindi ci andiamo a prendere il tempo che impiega a chiudersi completamente. Ok, 25 secondi, li mettiamo 26 secondi, quindi andiamo di nuovo qua in impostazioni, abbiamo detto 26 secondi, quindi tempo di chiusura 26 secondi, 26 secondi, salva, perfetto, e adesso ci andiamo a prendere il tempo che impiega ad aprirsi. Apro e faccio partire il cronometro. Appena aperta completamente, gli andiamo a dare, andiamo a prendere il tempo. 29 secondi. Quindi il nostro tempo di apertura sarà 29 secondi. Salva. Perfetto. Abbiamo quasi configurato tutto. Ok, adesso gli dobbiamo dare la calibratura della tapparella, quindi controllo posizione. Quindi bisogna cliccare qua sotto per eseguire la calibrazione. Quindi sei sicuro di voler calibrare il tuo device? Sì. Quindi adesso si fa la sua calibratura e la fa in automatico controllando gli assorbimenti del motore. Ok, calibratura eseguita, quindi adesso ce l'ho al 50%, l'apriamo all'86%, dopo ve la faccio vedere meglio. Apriamo al 100%, abbiamo terminato, chiudiamo tutto e adesso andiamo a vedere il funzionamento. Avendo fatto anche la calibrazione della tapparella, possiamo andare a impostarci l'apertura. Adesso è 100% aperta. Ovviamente la percentuale non sarà uguale nella posizione giusta della tapparella, quindi se noi la mettiamo al, io ho già visto prima, più o meno al 70%, la tapparella si abbassa al 50% della sua corsa. Chiudiamo completamente. Se poi volete un approfondimento su questo, lo possiamo anche vedere, ma in un altro video. Quindi se io gli do il comando di portarsi al 70%, in realtà la tapparella va al 50%. Ovviamente questi comandi gli si possono dare anche ad Alexa. Imposta tapparella cucina al 70%. Ok, così siamo più o meno a metà corsa e sull'applicazione mi fa vedere che la tapparella comunque è aperta al 70%. Apriamo al 100%. Bene, e anche questa installazione dello Shelly 2.5 l'abbiamo vista su un reale impianto. Vi ricordo, se volete continuare a vedere questa tipologia di video sulla domotica, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per le notifiche in modo da non perdervi i prossimi contenuti. Ciao a tutti e grazie per aver visto il video.